Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Gaetano Saffioti, imprenditore e testimone di giustizia, che con Giuseppe Baldessarra ha raccontato la sua storia nel libro edito da Rubbettino, Questione di rispetto. L'impresa, diciamo, che racconta, diciamo, Gaetano Saffioti nel libro è proprio quello contro l'Ndrangheta. In questo momento, al Premio Muricello, sesta edizione, qui a San Mango d'Aquino, dove le verrà consegnato appunto questo premio che va a insignire le persone che si sono distinte per ragioni civili, politiche e anche artistiche proprio sul territorio calabrese. È un premio importante. Ma ogni riconoscimento ha una sua storia, è un qualcosa comunque che fa sempre piacere ricevere. È un altro tassello affinché si possa trasmettere quella positività, insomma, alle persone, anche se per certi versi questi premi non ci dovrebbero essere, perché fin tanto ogni cittadino non compie altro che il proprio dovere. Ogni calabrese, cioè quello di amare la propria terra, cercare di fare qualcosa per poterla far riemergere. Essere premiati per certi versi lascia un po' di amaro in bocca, perché dovrebbe essere una cosa normale. Comunque, ripeto, è sempre qualcosa che fa piacere a chi lo riceve, perché quantomeno vuol dire che è stato apprezzato per quel poco che ha fatto, insomma. Però c'è da dire anche che chi ascolta, chi legge, insomma, questa testimonianza ne trae ispirazione. Oggi, per esempio, ci saranno le premiazioni dei diplomati e dei laureati nel 2018, proprio qua, sempre a Piazza Belvedere. E secondo me, ascoltare magari la testimonianza di una persona che ha deciso di mettere a disposizione la sua vita per una cosa che secondo me non è molto comune in Calabria. È qualcosa che invece è un seme che può portare dei buoni frutti. Ah sì, noi cerchiamo invece di trasmettere questo messaggio, che non è niente di eccezionale, non è questione di coraggio, ma è una questione di responsabilità nei confronti che si ha, specialmente dei giovani, affinché noi adulti possiamo lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, insomma, e possibilmente se possiamo essere come dire, degli esempi da emulare. E la cosa ci gratifica molto, almeno personalmente per me è molto importante, per questo sono rimasto in Calabria, per poter dare aiuto o quantomeno poter essere di supporto affinché questa terra si riscatti e possa crescere eliminando l'emigrazione, perché noi siamo seduti su una miniera d'oro e non ci rendiamo conto. Allora bisogna che ci sia si dia da fare, e soprattutto per i giovani, assolutamente.